Salve dalla vostra Cesaria Finzione, segretaria di redazione. E fu così che arrivò il Natale e l'anno nuovo, e quindi, per definizione, siamo tutti più buoni, o almeno lo dovremmo essere, almeno se vogliamo essere destinatari dei regali di Babbo Natale o della Befana. E per essere certa che tutto sia pronto, bello ed efficiente, ho deciso di venire qui per un controllo di qualità. E proprio il problema dei regali è stato uno dei temi che abbiamo voluto affrontare in questo nuovo numero di Le Cosimo. Ma la bontà sembra non essere all'ordine del giorno dell'umanità di oggi, visto che preferisce essere cieca di fronte alle sciagure dell'uomo di oggi. Vi proponiamo, a questo proposito, la singolare esperienza fatta sulla nave Aquarius da alcuni giornalisti che hanno incontrato gli studenti del liceo, ma anche la mission che ha la Corte dei Diritti Umani. Viaggi e incontri sono stati quelli che hanno visto protagonisti, invece, gli studenti che da diverse scuole europee sono stati ospiti nelle case grazie al progetto Erasmus+. Queste sono solo alcune delle iniziative che sono state presentate alle famiglie che hanno affollato la prima giornata di Open Day. Ma parleremo anche di ambiente, con un'intervista sull'Ilva, di società e di morte legata al panico che si determina a causa della stupidità umana. Poi avremo serie TV come Shadowhunters o spettacoli come X Factor. Per quanto riguarda il periodo natalizio, fondamentali sono i film classici che non possono mancare dai palinsesti di queste vacanze e l'oroscopo che torna a grande richiesta. Non poteva mancare il collaudato legame fra cultura, teatro e territorio e quindi abbiamo l'onore di presentarvi il video che mostra l'esperienza shakespeariana nel Castello Carlo V sotto la protezione del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Per questa edizione è quasi tutto, ma aspettatevi delle sorprese nei prossimi giorni che hanno a che fare con il nostro amato Lecce, di cui vi forniamo ogni settimana notizie e cronache, perché in arrivo un'intervista in esclusiva del presidente Saverio Sticchi Damiani. Un saluto e un augurio dalla vostra Cesaria Finzione, segretaria di redazione.